consumato la sua esperienza. E oggi, laddove questo è avvenuto, c'è un grande problema di rappresentanza. Io che non amo il PD perché non esiste, ed è vero. Partito senza anima, che è la cosa più complicata, perché un partito senza anima non può, come dire, creare speranza. Se il segretario di questo partito imbroglia se stesso e la pubblica opinione, come è avvenuto negli ultimi giorni, e avendo il PD il rischio concreto, insomma, di un giudizio certamente non brillante sul piano del rapporto della finanza, e insomma con molta disinvoltura, come facevano alcuni ragazzi sprovveduti, è andata all'attacco. Sapendo di aver torto, è andata all'attacco. Mia madre diceva, quando insomma c'era stato un comportamento che non era nell'ordine familiare, perché io sono dell'altro secolo, no, non solo di un secolo fa, io sono di un secolo fa, quindi è un'esperienza, quando l'ordine familiare insomma era fondato su un grande valore. E mamma mi guardava in faccia e diceva: non lo dire, perché ho capito che se lo dice bugia, e le bugie non si dicono. Ora il PD rappresenta questo vuoto della politica, ma lo dico, e lo dico con grande sincerità, e lo vedrete se ho tempo di concludere, che la mia riflessione non dà giudizi, registra, perché noi ci stiamo giocando la conservazione della democrazia rappresentativa in Italia. Lo dico a questo. Innanzitutto a tutti voi che siete venuti, grazie dal profondo del cuore. La mia gioia nel vedervi presenti e nel ringraziare soprattutto i presbiteri, il movimento apostolico, i seminaristi. Che si sono impegnati in maniera particolare, ma anche tutti gli altri, a far sì che questa sera, questa serata, fosse una serata di riflessione alta. E gli interventi di Don Salvino, del moderatore, del vicepresidente, presidente, complimenti, vicepresidente, complimenti per il suo intervento. Anche l'intervento di Don Gesualdo, che ha sintetizzato per ragioni di tempo, io che avevo letto il testo di Don Francesco Brancaccio, è un gioiello di intervento, lo pubblicherò, lo metterò nel sito, così lo potete leggere. Che dire dell'onorevole De Mita, 90 anni, che lucidità, come il nostro Monsignor Cantisana, che serenità di giudizio, che prospettiva di pensiero, che amabilità, che vivacità. Dio le dia ancora tanti anni e tanta passione per il bene comune, per la nostra Italia.